ci ha creduto? Beh, direi di sì, nel senso è stata una partita molto equilibrata, è stata tra virgolette risolta il gol dell'1-0, è venuto in un momento in cui di grande equilibrio, siamo partiti un po' contratti ma piano piano abbiamo preso le misure al Treviso, è una partita bella, difficile, che si era incannellata su dei binari di grande equilibrio. C'è stato questo episodio, sta giocata tra le linee, già nel primo tempo ci avevano messo un po' in difficoltà, che è chiaro ha cambiato gli equilibri della partita. Nonostante questo, a dimostrazione che anche sul 2-0 l'abbiamo mollato, abbiamo trovato il gol del 2-1 e quindi abbiamo fatto una buona partita. Per noi non cambia niente, nel senso che anche avessimo pareggiato, noi abbiamo questo jolly da giocarsi domenica in casa, che battendo il Rimini siamo matematicamente dentro i playoff. A casa nostra sappiamo che sforniamo delle prestazioni importanti, quindi giriamo pagina con amarezza, perché sicuramente ritenevamo che il pareggio, per come si era messa la partita, era un risultato che ci poteva stare, però un'ora è al Treviso, soprattutto nella qualità dei giocatori d'attacco. Che... Treviso è così come se lo aspettava? Sì, poi li conosco molto bene, ci sono dei ragazzi che sono stati dei miei grandi giocatori, Torromino direi che è stato il crack della partita, ha fatto la differenza, gioca in un ruolo che quando è in forma è un giocatore che qualcosina di ecco, diciamo che negli equilibri della partita è stato un giocatore molto importante. In partita ha avuto un qualcosa con l'arbitro, cosa è successo? Munizioni da parte nostra, c'è sempre una situazione, noi non abbiamo grande forza sotto quell'aspetto in campo, siamo una società giovane, una squadra di bravi ragazzi, cerchiamo il risultato attraverso il gioco, non abbiamo molta gestione, molta malizia, veniamo sempre un po' troppo penalizzati da queste situazioni, però finita lì, anche perché io faccio l'allenatore, se voglio fare l'allenatore sono in Serie C, non devo sicuramente aggrapparmi agli arbitri, anche perché l'arbitro non ha sicuramente deciso il risultato della partita, i meriti sono assolutamente del Treviso. Poi io le dico, se mi fa piacere che una squadra vinca il campionato, sono contento che sia il Treviso, perché ho molta stima e sono amico dell'allenatore, so le difficoltà che hanno passato quest'anno, sono contento per Ferretti, Tolomino, ragazzi che ho avuto, quindi sono contento per loro, penso che sia meritato questa eventuale vittoria del loro campionato, i miei complimenti sinceri. Possiamo dire che abbiamo visto una partita di categoria superiore? Ecco, sì, sì, direi che si è avvicinato una partita di categoria superiore. A un certo punto, proprio ci sono stati 10 minuti prima di trovare il gol dell'1-0 del Treviso, che stava leggendo un po' di timore da parte di tutte e due le squadre, un po' di stanchezza, un po' di paura del risultato. Poi questa situazione è chiaro che ha cambiato completamente gli equilibri, perché loro hanno potuto giustamente prendere coraggio da questo gol e noi abbiamo dovuto reagire. Tra l'altro è stata una botta, perché è stato un 1-2, quindi mi fa ben sperare, perché vuol dire che siamo sul pezzo, siamo dentro il campionato, perché se non sei così a Treviso non hai una reazione come hai avuto, non trovi il gol del 2-1 e non stai in partita fino alla fine. Per voi adesso l'ultima giornata è per provare, insomma, sì, ma noi con grande serenità, nel senso che l'appetito viene mangiando, ma al di là di quello che sento in giro, ma l'Entella è una società che ha corso molto, nel senso che è arrivata in C attraverso dei ripescaggi, c'è stata una crescita di una squadra completamente rinnovata dall'anno scorso, che abbiamo pagato pegno all'inizio. Per esempio il Treviso ha un percorso di 2 anni con lo stesso allenatore che sicuramente ti aiuta, c'è grande conoscenza, si vede che noi qualcosina all'inizio abbiamo pagato, però direi che alla fine quello che noi abbiamo fatto ci rende felici. Speriamo veramente domenica, perché è chiaro che quando sei lì adesso puoi giocarti i playoff, anche perché poi dentro i playoff insomma è una bella roulette, ci si può giocare di nuovo un campionato. Più rammarico comunque una buona prestazione della sua squadra, finalmente la squadra che ha sfruttato meglio gli episodi? Ma guardi, a questo punto dell'anno uno dovrebbe guardare solo il risultato, che poi alla fine è quello che conta, però devo dire che non ci sono risultati se non ci sono buone prestazioni. Noi durante l'anno, anche nei momenti diciamo meno buoni, siamo sempre stati confortati dalle buone prestazioni che alla lunga ci hanno portato anche dei risultati, quindi veniamo via non contenti ma convinti che domenica abbiamo tutte le carte in regola per giocarsi questo jolly che abbiamo a disposizione. Noi diciamo che hai tirato una sassata e hai fatto vedere il risultato. Sì, come ha detto il mister in precedenza, è tutto l'anno che mi martella sul fatto che non avevo mai segnato. Puntualmente è arrivato il gol, forse il mio gol più importante
il gol più importante forse di questa stagione, che poi ha dato il via al gol di Pepe, e nonostante poi loro abbiano accorciato distanze non c'è stato niente da fare. Cioè, di cosa ti è passato con la testa prima di calciare quel pallone? Ma niente, ho visto Ferretti mi ha appoggiato un buon pallone, l'ho stoppata e ho visto il pallone era lì e di contropazzo ho cacciato e è andata la palla, è andata a finire lì dove il portiere non poteva arrivare e sono molto contento. Una bella partita, abbiamo detto, tra due squadre che hanno lottato fino alla fine, il Treviso comunque si è dimostrato cinico e determinato, adesso dipende solo da voi. Sì, sapevamo che non era una partita affatto facile, però eravamo in casa, ci tenevamo davanti al nostro pubblico e direi che puntualmente Treviso ha portato a casa i tre punti. Ora domenica ci giochiamo il campionato e dipende solo da noi e andiamo lì che sappiamo di non incontrare una squadra tosta che farà di tutto per uscire dalla zona playout.